Vi ringrazio perché per noi è sempre stato un punto focale dei nostri interventi, delle nostre azioni sul territorio. Abbiamo sempre lavorato con le scuole che rappresentano ovviamente il nostro primo partner e con tutte le altre forze di polizia. Ho condiviso quello che ha detto il dottor Fovi, bisogna essere insieme, lavorare insieme, fare rete affinché il messaggio fondamentale, che secondo me è quello di non essere, come dire, acquiescenti a questo fenomeno, cioè dobbiamo dimostrare che non è così perché deve essere così. La cosa che mi stravolge di più è quando si dice vabbè, è risuccesso al chilometro 60. Beh, questo voglio dire è un atteggiamento che non può essere semplicemente, cioè noi dobbiamo iniziare ad arrabbiarci, iniziare a dire di no, acquisire quella conoscenza critica che ci fa capire che non possiamo assolutamente essere acquiescenti rispetto a certi fenomeni, perché questi sono fenomeni che incidono sulla vita dei nostri ragazzi, ma non solo, perché gli ultimi incidenti avvenuti al chilometro 60 hanno coinvolto una madre e un padre, e quello che rimane dopo un incidente è uno strascico di sofferenza che è complesso poi portare avanti per tutta la vita. Noi abbiamo anche incontrato i genitori delle vittime sulla strada e quando guardi quei genitori capisci che non è un fenomeno rispetto al quale si può mostrare acquiescenza, per cui io apprezzo la veemenza con la quale il Presidente affronta queste tematiche, perché è la stessa veemenza che io cerco di risvegliare ogni volta che faccio un intervento con i giovani. Voi non vi dovete arrendere al fatto che così è e che così sarà, no, voi dovete immaginare la vostra vita come una meravigliosa canzone, ce l'avrete, no? La vostra canzone preferita. Ebbene, ce l'avete quella sensazione dentro di voler, quando parte la vostra canzone preferita, voi, è come se voleste rallentare l'arrivo a destinazione per ascoltare fino alla fine. Ecco, allora questo io vi dico, non bisogna andare piano, non è andare piano, è prendersi il tempo, il giusto tempo per ascoltare la vostra meravigliosa canzone fino alla fine. La nostra canzone è la nostra vita, quindi quel giro di chitarra meraviglioso che ognuno di voi conosce e che al quale non vuole rinunciare, prendetevi il tempo di ascoltarlo, prendiamoci il tempo, l'attenzione alla vita e l'attenzione al tempo. Questi sono i concetti che io volevo esprimere durante il mio intervento, che ho riassunto in pochi minuti. Vi ringrazio.